Ciao a tutti da Diego di Tecnafan.it. Eccomi di nuovo con un microfono, sempre dell'azienda MCO Plus. Ho già recensito la versione lavalier, ovvero quella da attaccare alla maglietta. Questo invece è un microfono con pattern cardioide. Ragazzi, come sono tecnico. Cosa vuol dire pattern cardioide? Cardioide vuol dire che è progettato per funzionare con una registrazione frontale. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sono i classici microfoni che vanno montati sulla fotocamera per catturare quello che abbiamo di fronte a noi, ok? Nella confezione abbiamo diversi accessori, adesso vi faccio vedere. Innanzitutto abbiamo la bustina comoda per il trasporto che mettiamo qua. Poi abbiamo il simpatico pelosetto, il gatto morto, comunque il filtro antivento. Abbiamo due tipologie di cavetti perché quello con tre tacche, vedete, serve da utilizzare per gli smartphone, ok? Mentre quello con due tacche serve da utilizzare per le telecamere, i computer portatili, eccetera, eccetera. Comunque c'è la targhetta, quindi non vi sbaglierete. E poi abbiamo lui. Il nostro microfonino, che in questo caso lo vedete montato nel suo supporto antivibrazione, molto molto comodo, ma la figata qual è? È che ve la faccio vedere dopo. E questo invece è il microfono vero e proprio senza il filtro antipop. Filtro antipop che serve appunto per un utilizzo, diciamo, normale, mentre in caso di forte vento bisogna inserire questo gattino morto. Come bisogna fare? Bisogna semplicemente infilare prima il filtro dentro l'altro filtro, ok, e poi andarlo a posizionare sul microfono. E questo poi, se mai, lo potete usare anche per spolverare, se mai. Lo leviamo, ritorniamo con il nostro filtrino antipop e adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Perché? Perché innanzitutto qua dietro abbiamo il jack da utilizzare poi con i vari dispositivi, quindi andrà collegato qua dietro e poi al dispositivo, mentre questa è un sistema, diciamo, di aggancio che andrà a posizionarsi esattamente qua nella slitta, diciamo, delle fotocamere. Questo perché? Perché sono fatti apposta e quindi adesso noi lo andiamo ad inserire, vedete? Dovete alzare la ghiera, una volta inserito stringete, in questo caso non si muove. Ma torniamo alla figata. Qual è la figata? La figata è questa, che ha la possibilità di essere ruotato. Perché? Perché se noi stiamo inquadrando una scena e vogliamo dare risalto alla nostra voce, bene, non servirà altro che girare questo. Mentre se noi lo giriamo dalla parte opposta, lui registra tutto quello che avviene frontalmente. Se noi parliamo, si sente, il nostro parlato, però si sente molto molto lontano. Ma bando ai discorsi, adesso cambiamo, ovvero fino adesso ho utilizzato l'audio del mio iPhone 11 Pro Max per fare, diciamo, questa introduzione. Adesso cambiamo. Utilizzeremo la Reflex, sia anche per la registrazione del video, con il microfono e quindi vediamo la differenza. Allora, adesso sto utilizzando il microfono. L'ho montato sulla Reflex, non lo vedete, ma è così, e è girato e rivolto verso di me. Adesso facciamo una prova. Io continuo a parlare, ma nel frattempo prendo proprio il microfono e lo giro dalla parte opposta. In questo caso sentirete l'audio diverso, il mio audio, la mia voce la sentirete più lontana, appunto perché questo è un microfono che è adatto per essere utilizzato frontalmente. Quindi adesso lo andiamo a rigirare. Così, vedete, tac, adesso ritornato frontalmente, quindi l'audio è decisamente migliore, giusto? Se non erro. Quindi arriviamo alle conclusioni. Questo microfono devo dire che è molto interessante, è molto comodo, poi con questo simpatico pelosetto diventa davvero fondamentale se dobbiamo fare delle registrazioni all'aperto, magari vogliamo fare il video della nostra vacanza super, magari in montagna, c'è vento, con questo assolutamente non succede niente. Ma
Niente, l'unica cosa è che bisogna un pochino organizzarsi, perché comunque utilizzarlo con uno smartphone diventa già un pochino più complicato, ci vuole un supporto per agganciarlo con la sua basettina, eccetera eccetera. Nel complesso, rispetto all'audio registrato dalla fotocamera, dallo smartphone, è veramente tutto un altro pianeta. L'ho anche provato con Osmo Pocket, la action cam di DJI, utilizzando l'adattatore da ecco, scusate, non mette a fuoco, comunque vabbè, utilizzando l'adattatore USB Type-C, e devo dire che funziona e non ho trovato nessun tipo di problema. Se siete interessati, trovate il link per acquistare il microfono di MCO Plus direttamente su Amazon ad un prezzo di 24,99 euro, ragazzi, manco 25 euro. Ciao da Diego.